Vi dico la verità, ragazzi, io pur di liberarmi di Giuffredi, manderei via tutti. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario detto il Darion. Oggi è sabato 1 giugno. Entriamo nel mese finale della stagione 23-24 e entriamo nel mese con un video che secondo me sarà abbastanza godurioso, perché oggi voglio parlare di quello che è successo ieri sera tra Mario Giuffredi e il Napoli. Molto probabilmente questo video si chiamerà Il Napoli demolisce Giuffredi, e lo dico proprio con la soddisfazione nell'anima. Cioè, proprio ieri, ragazzi, ho assistito a un qualcosa che mi ha fatto godere non poco. Comunque, andiamo con calma. Prima di cominciare, vi ricordo, come sempre, l'iscrizione al canale, ragazzi, è totalmente gratuita e poi attivate la campanella. Mi raccomando. Allora, ragazzi, ieri ha parlato Mario Giuffredi, tanto per cambiare, perché se non parla Giuffredi ogni tanto e se non mette zizzania non è contento. Ha parlato alla presentazione del trofeo AEG. Vado a leggervi quello che ha detto il buon Giuffredi. Allora, si parla ovviamente di Lorenzo, che dice che ha riposato in questi giorni e poi è andato in nazionale. Per il resto, voi avete letto dalle mie interviste il mio pensiero. Ma attenzione, quello non è solo il mio pensiero. Io non sono un pazzo. C'ho qualche dubbio su sta cosa. Prima di parlare mi confronto sempre con i miei assistiti. Non ci spostiamo da una virgola dalle mie dichiarazioni precedenti. Piccola parentesi, ragazzi. I procuratori sono la voce dei giocatori. Quindi se un procuratore dice una cosa, vuol dire che la pensa anche il calciatore. Quello che dice Giuffredi è quello che pensa di Lorenzo. Non c'è nient'altro da dire. Ovviamente qual è la volontà di Lorenzo? È andare via. Vuole andarsene. Il perché? Penso che lo abbiamo capito dalla risposta che dà poi Giuffredi. Perché praticamente Giuffredi dice che la volontà di andarsene non dipende dall'arrivo di Conte. Infatti dice che non c'entra niente l'aspetto tattico o tecnico o chi sarà il nuovo allenatore. Sono scelte che uno matura indipendentemente dal calcio. Che vuol dire sta frase? Boh. Ci sono tante altre dinamiche e situazioni dove un giocatore fa delle riflessioni e decide cosa fare. Ecco, questa frase è molto più importante. Ci sono altre dinamiche e situazioni e secondo me queste altre dinamiche sono uguali a dissapori con la società, perché l'unica cosa che mi viene in mente, ragazzi, se tu di punto in bianco vuoi andartene via quando nemmeno un anno fa hai firmato un contratto che praticamente ti lega a vita al Napoli, vuol dire che c'è stato qualche screzio con la società e non abbocco alla scusa che ti sei sentito messo da parte quando De Laurentiis ha detto sono tutti cedibili, perché quella è una frase che viene usata sempre e che vi ho già spiegato la mia, cioè nel calcio di oggi gli incedibili non esistono, quindi quella è soltanto un pretesto, una scusa per dire voglio andarmene, ma è successo qualcosa sicuramente dal punto di vista dei rapporti, perché è palese che sia così. Vi faccio una domanda, ma rispondetemi: Di Lorenzo non è mai stato sostituito quest'anno. Come mai a 3 minuti dalla fine della partita contro il Lecce viene sostituito dopo che il Corriere dello Sport aveva scritto che voleva lasciare Napoli? Come mai è stata fatta questa sostituzione? Per me l'allenatore si è prestato al gioco di qualcuno. E quello, beh, questo qualcuno sarà sicuramente De Laurentiis, ma non lo vuole dire, perché altrimenti poi i rapporti si incrinano. Voi non avete il coraggio di dire le cose. Io non ho le prove, ma vi dico il mio pensiero in modo netto. Secondo me Calzona si è prestato a determinate situazioni, per me non c'è altra spiegazione. Vi dico la verità, questo pensiero è legittimo che ci sia, ok? Perché comunque tu dici non è mai stato sostituito, lo sostituisci proprio dopo che è uscita la notizia che vuole andare via, qu quasi a voler dire adesso ti espongo alla gogna mediatica dello stadio e ti faccio sostituire così ti prendi i fischi. Però, cioè, Calzona disse anche, mi pare dopo la Fiorentina, disse a me quello che fa la società e quello che dice De Laurentiis non mi interessa, quindi la storia del si è prestato al gioco di qualcuno non regge, ok? È plausibile che possa esserci questo pensiero, però non credo che sia questo il motivo, che sia questo poi quello che è successo davvero.
Rapporto mio con Manna, lo conosco da una vita, grande professionista, molto evoluto, la persona giusta per il Napoli. Fare il DS è tutta un'altra storia, avrà verifiche da superare, ma ha tutte le qualità per far bene. La Juve ti porta a conoscere mercati e metodi di lavoro, a Napoli può solo fare cose positive. E va bene. Il mio rapporto con De Laurentiis è sempre buono, odio e amore. Lui è 6-5 minuti e pure io. Ma questo non vuol dire che se uno ha vedute diverse, vedi Di Lorenzo, io non abbia un buon rapporto. Io con Napoli ho sempre fatto più di quello che era il mio ruolo. Vorrò sempre bene a De Laurentiis, al di là delle litigate. C'è una cosa di fondo, io lavoro per i miei assistiti. Sì, però no, questo non vuol dire che tu ogni 3x2 devi metterti a buttare zizzania sul Napoli, bello mio. Cioè, ragazzi, Mario Giuffrida è l'unico procuratore nel mondo Napoli che, non dico tutti i giorni, ma viene sempre chiamato dai media locali, perché è quello che ti dà la notizia, che ti fa vendere il giornale, ti dà il titolone della giornata. Quando parla, il più delle volte ti dice cose che vanno a inasprire la serenità dell'ambiente, dice cose che vanno, diciamo, a mettere zizzania. Il più delle volte critica, cioè non so quante volte vi ricordate, no? Criticava Garcia, criticava Mazzarri, ha criticato Calzona, ha detto come insegnante delle scuole medie messo sulla cattedra dell'università, una roba del genere. Cioè, lui quando parla, il 99% delle volte dice solo cose negative che vanno a peggiorare la situazione. È mai possibile che sia stato fare questo ogni 3x2? Come va via Di Lorenzo con un contratto così lungo? I contratti lasciano il tempo che trovano, giustamente, perché poi quando devi andare via i contratti non valgono. Quando devi strappare il rinnovo perché devi prendere la commissione, lì i contratti sono la cosa più importante del mondo. Dovrei dire che Mario Rui ha il contratto che scade tra 2 anni e il Napoli mi ha chiesto di portarlo via, questa notizia, quindi il Napoli non vede Mario Rui nei piani dell'anno prossimo e quindi lo mettiamo sulla lista dei cedibili. Era abbastanza, diciamo, prevedibile questa una cosa del genere, però abbiamo avuto la conferma. Ci sono dinamiche che ti portano altrove. Fare un contratto non vuol dire ergastolo, significa prendere un impegno che può anche andare in direzioni diverse, mai tenere i giocatori contro voglia. Questo molto molto vero. Politano, inutile parlarne, sta bene qua. Non lo so. Perché io con Conte non sono così convinto che Politano serva, che diciamo che sia compatibile con Conte. Poi tutto è possibile. Floruncio, il suo futuro è a Napoli, il club ci crede tanto, ci sarà qualche altro mio assistito che giocherà nel Napoli, e questo purtroppo è un gran peccato. Guarda, vi dico la verità, ragazzi, io pur di liberarmi di Giuffredi manderei via tutti. Quello che più mi dispiacerebbe mandar via è Floruncio, perché secondo me Floruncio con Conte potrebbe fare i buchi per terra. Però se si vende Di Lorenzo, Politano, Floruncio e Gaetano e Mario Rui, la vendita di questi 5 comporta l'allontanamento di Giuffredi, firmo all'istante, perché io questo parassita non lo voglio più vedere a Napoli, perché ogni volta che parla mi fa venire volta a stomaco, porta solo problemi. E poi Gaetano ha detto, vabbè, è arrivato un bivio, o il Napoli ci punta o dovrà essere ceduto, quindi Gaetano dipende un po' da cosa ne pensa Conte. Quindi questo è quello che ha detto Giuffredi. Che succede poi? In serata il Napoli fa un comunicato su Twitter, è da un po' che non faceva un comunicato per smentire delle dichiarazioni, e lo ha fatto proprio con Giuffredi. Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che per l'ennesima volta in pochi giorni, questa precisazione mi piace molto, per l'ennesima volta in pochi giorni il signor Mario Giuffredi afferma che Di Lorenzo lascerà il Napoli. Corre l'obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con Napoli per altre 4 stagioni sportive. Non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione. Allora ragazzi, questo comunicato è uno di quei comunicati che mi fa sentire orgoglioso di avere questa società. Sapete perché? Perché innanzitutto smerda Giuffredi e gli dice: bello, tu devi starti al tuo posto, tu non decidi niente. Poi, altra precisazione importante, Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni e non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il trasferimento. Quindi che ha detto il Napoli qua? La società non lo ritiene cedibile. Non credo che queste parole significhino
non lo cediamo a nessun prezzo, perché poi torniamo al discorso di prima, mai tenere i calciatori contro voglia. Se Di Lorenzo ha deciso che vuole andarsene via, non puoi obbligarlo a restare perché poi ti si ritorce contro. Però è un modo per dire: noi non lo riteniamo cedibile, quindi portaci un'offerta soddisfacente e noi ti lasciamo partire. La cosa più importante però, ragazzi, di questo comunicato è che c'è stata una presa di posizione netta da parte della società contro Giuffredi. Qua comando io. E se tu vuoi portare via Di Lorenzo dal Napoli, mi devi portare l'offerta buona, altrimenti resta qui e ti stai zitto. A me fa molto piacere che Napoli abbia fatto questa presa di posizione, perché vi dico la verità, in quest'ultimo mese la società mi sta dando veramente dei segnali ottimi, ottimi, tutti quelli che io chiedevo disperatamente, e questo comunicato ne è l'ennesima conferma. Quindi io veramente qui faccio una standing ovation che dura mezz'ora per la società, perché io da questi gesti sto vedendo che si sta, diciamo, formando, che si sta creando una società basata su delle basi belle solide, e quindi sono contento di come si sta muovendo la società ultimamente. Merito di Conte? Può essere anche che Conte abbia inciso, però io da questi gesti che il Napoli sta facendo nell'ultimo mese sto capendo che De Laurentiis ha imparato la lezione della stagione che è appena conclusa. Poi vabbè, Giuffredi ha replicato, lasciamo stare la replica, perché praticamente ha continuato, diciamo, a premere sul fatto che De Laurentiis aveva detto sono tutti incedibili, e quindi ha detto che è incoerente, che può anche starci perché De Laurentiis spesso si dimostra incoerente, no? Come per esempio quando dice che non vuole gli Juventini nel Napoli. Però, caro Giuffredi, io ti voglio ricordare una cosa: tu che parli tanto di incoerenza, un mesetto fa dicesti che chi va via da Napoli adesso è un vigliacco, e quindi anche qui, anche tu ti stai dimostrando incoerente. Ecco, quindi, caro Giuffredi, guarda, te lo dico proprio col cuore in mano, io spero che stavolta i rapporti si inclinino definitivamente, perché io questo pagliaccio parassita da Napoli lo voglio vedere il più lontano possibile. Quindi chiudiamo qui l'argomento Giuffredi e apriamo rapidamente l'argomento Kvaratskhelia. Ieri sera Sky ha dato la notizia, ovvero che praticamente Giovanni Manna ha avviato i contatti con l'agente di Kvara per il rinnovo del contratto. E lo ripeto, ragazzi, Giovanni Manna, non De Laurentiis. Qua torniamo al discorso di prima, cioè De Laurentiis da quando ha preso Manna lo sta facendo lavorare. Cioè, la trattativa Conte la sta portando avanti Manna. Intanto De Laurentiis è andato a Ibiza e si dice che abbia parlato coi Pozzo per Lucca. Poi magari sarà vero, non lo so. Però lui è andato a Ibiza e ha delegato a Manna. La stessa cosa la sta facendo con Kvara. Bravo De Laurentiis, bravo, bravo, te lo dico proprio te lo dico proprio con la soddisfazione nel dire queste parole. Bravo, questo io chiedevo, la delega. Manna, grande, veramente, manna dal cielo a tutti gli effetti, proprio letteralmente, manna dal cielo questo cristiano. Comunque, si sono avviati i contatti per il rinnovo, si parlava di una notizia dell'Equipe che diceva che praticamente Kvaratskhelia aveva accettato l'offerta del Paris Saint-Germain e che il Paris Saint-Germain aveva offerto 100 milioni al Napoli per il cartellino. L'Equipe, la stessa che l'anno scorso diceva che Galtier era l'allenatore del Napoli. Comunque, al momento c'è distanza, ma c'è la voglia di trovare una soluzione col club partenopeo, questo dice Sky. Poi sembrerebbe che ci sia una clausola rescissoria, anche in questo caso alla Osimhen. Non ci dicono la cifra, però dovrebbe essere sopra i 100 milioni, come minimo 100 milioni. Dicono che Conte abbia dato l'ok per la permanenza di Kvara, lo ritiene un uomo chiave nel suo Napoli. E poi voglio chiudere, ragazzi, il video dicendo una cosa: il mitico Raffaele Auriemma ha praticamente fatto un post dove diceva di Kvaratskhelia se ne trovano tanti.
quasi a voler dire mandatelo via, tanto di Kvara ne troviamo a bizzeffe in giro per il mondo. Hai voglia, ne troviamo proprio a bizzeffe. Come abbiamo trovato Kim, sono quei classici giocatori che tu trovi a bizzeffe in giro per il mondo. Va bene, Auriemma. Ne troviamo sicuramente a tonnellate di Kvaratskhelia. Va benissimo. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi che è totalmente gratis e attivate anche la campanella. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Buon sabato e buona domenica se non dovessimo vederci domani. Forza Napoli sempre, ragazzi, e noi ci vediamo alla prossima.